Benvenuti nella mia cucina e grazie per essere passati dal mio canale YouTube, al quale vi chiedo di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati sulle mie ricettine sfiziosine. Ho trovato questa cassetta di fiori di zucchina con le zucchine piccoline freschissime attaccate. Noi in Toscana i fiori di zucca, li chiamiamo così, le adoriamo e le usiamo tantissimo in cucina. Oggi andiamo a preparare una ricettina sfiziosina. Pronti? Via! Quindi andiamo a mettere la nostra ricotta nel mixer in questa maniera. Poi aggiungiamo un uovo, naturalmente il sale, naturalmente il pepe, così, e una bella grattugiata di formaggio stagionato 30 mesi, parmigiano reggiano bio. Come dico sempre io, a metri zero. Quindi genuino, che va bene per grandi e piccini. Mi stiamo dimenticando la cosa più importante, no? Il prosciutto cotto. Quindi ci mettiamo dentro il prosciutto cotto e poi azioniamo il nostro mixer. Azioniamo. Questa è la crema che otterremo. Adesso andiamo a mettere dentro una sacca poche. Quindi ottenuta questa cremina meravigliosa, andiamo a mettere dentro una sacca poche, che così sarà più facile da utilizzare per riempire i nostri fiori di zucchina. Naturalmente io la taglio dopo, la punta, così non mi esce niente. Guardate bellezza. Ecco fatto. In caso la riempiamo dopo. Adesso la chiudiamo, giriamo e tagliamo per poi riempire i nostri fiorellini. Allora, i fiori, come saprete tutti, sono molto delicati, quindi andiamo a prenderli, aprirli leggermente, inseriamo dentro il nostro ripieno, così. Cerchiamo di richiuderli in modo tale che non esca niente. Sopra magari facciamo una leggera pressione. Così, e li appoggiamo su un piatto e riempiamo gli altri, sempre in questa maniera. Prendiamo il fiore, lo andiamo a riempire con il nostro ripieno, in questa maniera. Cerchiamo di richiuderlo delicatamente, così, va bene? E appoggiamo su un piatto e continuiamo fino a quando non avremo finito tutto. Ed eccoli pronti, adesso prepariamo la pastella. Quindi per la pastella metteremo la farina, uovo, iniziamo a mescolare, aggiungerò un po' di pepe perché a me mi ci piace, ma questo è facoltativo, e naturalmente un po' di sale, ed andiamo ad aggiungere l'acqua frizzante fredda. Quindi mescoliamo, mescoliamo, mescoliamo. E dobbiamo ottenere naturalmente una pastella liscia e senza grumi, se no. Ok? Quindi con la frusta sicuramente riuscirete a farla senza nessun tipo di problema. Basterà mescolare energicamente, vedrete che i grumetti andranno via magicamente. Ok? Vedete? Questo è il risultato della mia pastella. Ok? Adesso andiamo a mettere l'olio in un tegamino e lo portiamo a temperatura per poi poter friggere. Siccome mi è anche arrivata la super friggitrice ProSenic, ne farò qualcuno anche in friggitrice. Vediamo la differenza. Vado ad aprire la mia friggitrice, voglio mettere un po' di carta forno all'interno. Allora, cestello della friggitrice. Vado a mettere il fiore dentro la pastella e giro bene bene in modo tale che si. Una volta messo nella pastella, vado a sigillare bene il sopra in modo che non mi si apra poi durante la cottura e lo vado ad appoggiare dentro la mia friggitrice.
eccoli qua. Adesso mettiamo dentro la nostra friggitrice, mettiamo, accendiamo, facciamo timer 10 minuti e temperatura facciamo 190 e azioniamo. Come potete sentire, è silenziosissima questa friggitrice. Aspettiamo il risultato. Adesso invece facciamo quelli classici, quindi fritti. Stesso procedimento, mettiamo il fiorellino dentro la nostra pastella. Cosa c'acciti? Dai! Lo giriamo in modo tale che non si apra e quando l'olio è caldo mettiamo dentro l'olio. Controlliamo l'olio, se mettendo lo stecchino fa le bollicine è pronto, direi di sì, iniziamo la frittura. Quindi prendiamo il nostro fiore e lo immergiamo nell'olio. Uno e due. Naturalmente devono essere girati via via per farli diventare belli dorati, poi li scoliamo su carta assorbente. Friggono, 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 friggono. Quando ha finito di cuocere, naturalmente vi avvisa. Adesso andiamo a vedere i fiori. Ed eccoli cotti, senza olio e senza grassi. Ed eccoli questi cotti con la friggitrice. E questi fritti. Abbiamo due opzioni.